Per la festa della Toscana, nella mattinata del 30 novembre, sì, abbiamo coinvolto le scuole secondarie di primo grado di San Giovanni per presentare appunto questo spettacolo dell'Associazione Culturale Masaccio. Avevate promesso che ci sembrava davvero opportuno e indicato per festeggiare il 30 novembre, la festa della Toscana. È giusto che le nuove generazioni sappiano che la Toscana è stato, il Granducato di Toscana è stato il primo Stato in tutto il mondo ad abolire la pena di morte, e questo ha un significato importante perché quella riforma del diritto penale fu una vera e propria riforma di civiltà legislativa, una riforma che andava contro quello che veniva considerato l'orrore della pena di morte, che per il 1786 era, diciamo, davvero un concetto nuovo, pensare all'orrore associato alla pena di morte. E è stata importante perché ha significato una grandissima apertura, come dicevo prima, di civiltà verso quelli che sono i valori della giustizia, della libertà, della pace. Ed è importante oggi ricordare questi valori che nella Toscana per primi furono appunto affermati con forza dal Grande Concordo, e in questo senso ricordarlo alle giovani generazioni attraverso uno spettacolo teatrale che ovviamente in qualche modo gli è legato.